Buonasera a tutti gli amici che stanno seguendo questa nuova serie di incontri sul web. I nostri incontri che sono visibili sulle piattaforme social di Centro Studi Dialogo, e cioè Facebook, Twitter, YouTube e anche sul nostro blog. Un consiglio, come sempre, uh, se i nostri contenuti vi piacciono, mettete dei like, ma soprattutto condivideteli perché è importante far circolare le idee. E, eh, nel caso del canale youtube andate a visitarlo eh, troverete lì tutti i video degli incontri sul web anche i nostri podcast e anche lì eh, iscrivetevi mettete dei like e eh, iscrivetevi in modo da ricevere le notifiche per i prossimi filmati dunque torniamo questa sera in Corsica eh, dove siamo già stati diverse volte e rincontriamo il professor Andrea Fazzi, politologo e docente dell'Università Pasquale Paoli di Corsica. Per affrontare questa sera un tema che in questo periodo sta tenendo banco nelle discussioni della società isolana, cioè quello della possibile concessione di uno statuto di autonomia da parte della Francia. Eh, ciao Andrea, grazie mille per la tua sempre cortesissima disponibilità. Ciao, ciao a tutti. Allora, dunque, eh, sappiamo, parliamo quindi di, di, di statuto di autonomia per la Corsica. Eh, sappiamo che è una delle rivendicazioni un po' storiche del movimento corso, oltre alla fazione che chiede indipendenza pura e semplice. Ecco, quando è iniziato un po' nel, nel movimento, diciamo, corso eh, recente... Questo, uh, questa richiesta di statuto di autonomia e chi l'ha portata avanti? Allora, la rivendicazione si sviluppa dagli, soprattutto dagli anni 60. C'era una prima rivendicazione. Autonomista negli anni 20 e 30, ma come dire questo partito corso autonomista si un poco certi dei suoi membri eminenti si sono compromessi con il fascismo per opposizione alla Repubblica Francese. Dunque è stata una rivendicazione totalmente delegittimata. Eh, L'autonomismo riv riviene in Corsica dagli anni 60. Si tratta soprattutto, si parla di un'autonomia di gestione da, da non fa troppo paura. E come dire, nel 1973 il regionalismo iniziale si muta in nazionalismo e la rivendicazione diventa un'autonomia interna concepita come un'autonomia molto larga, molto larga sui modelli, per esempio oggi diremo della Nuova Caledonia, della, della Groenlandia, queste autonomie molto molto sviluppate. Benissimo, e mh, diciamo ci sono dei personaggi conosciuti che hanno portato avanti chi sono i personaggi principali di questa richiesta di autonomia? Eh beh, uno è deceduto molto poco fa, all'inizio del mese di settembre, Max Simeoni, fondatore del primo eh, nuovo nuova organizzazione regionalista in Corsica nel 1964 e giusto appunto Max Simeoni aveva paura della parola autonomia all'inizio perché faceva pensare alla, al caso della Tunisia. La Tunisia era stata autonoma nel 1955 e subito indipendente un anno dopo, dunque, temeva che questo esempio fosse eh, controproduttiva dal punto di vista della popolazione e del della Repubblica Francese. Dunque, il movimento autonomista si è strutturato in giro ai fratelli Simeoni, Max e Edmond. Edmond era eh, la figura proeminente, il portaparola, il, eh, il, la voce, la il tribuno. <ride> l'uomo di parola, l'uomo dei discorsi eh, Maximeone era piuttosto l'uomo dell'organizzazione e come dire questa rivendicazione autonomista le organizzazioni erede, erede del delle organizzazioni del dei Simeoni si ritrovano oggi con il figlio stesso di Gilles Simeoni eh. che è al capo della principale organizzazione nazionalista e autonomista oggi che si chiama Femua Corsica al potere al Consiglio esecutivo dal 2015. Certamente. Ecco, ehm, diciamo che c'è stato un, un rilancio di questo discorso dell'autonomia abbastanza recentemente con una visita del Presidente Macron sull'isola, eh, con un risultato forse un po' più felice del, rispetto a, alla precedente, dove c'era stato un po' uno, uno scontro eh, con i movimenti nazionalisti, e eh, in un discorso tenuto all'Assemblea di Corsica il presidente Macron ha buttato là l'idea eh, di un progetto appunto per la concessione di un'autonomia eh, per la Corsica. Ecco, um, in cosa può consistere, secondo te, questa visione di autonomia, diciamo, da parte del governo francese e quali passaggi, perché mi sembra che non sia poi così semplice concedere l'autonomia a un dipartimento, in questo caso alla Corsica. Bisogna revisare la Costituzione e il Presidente non lo può assolutamente fare da solo. Bisogna avere eh, il voto congiunto delle due Camere del Parlamento, sapendo che al Senato la maggioranza è molto opposta al Presidente, molto opposta, è opposta al Presidente Macron e su posizioni che si possono dire, possono dire più centraliste, più giacobine. Dunque, eh, sì, la parola è detta e lanciata, autonomia, non fa paura al Presidente Macron, ma... Riguardo al contenuto per ora sappiamo sempre poco ciò che sappiamo. Sappiamo che nel 2018-2019 il presidente Macron già prevedeva di revisare la Costituzione per fare un posto alla Corsica e prevedeva dare alla Corsica, all'Assemblea della Corsica, il potere, la possibilità di chiedere al Parlamento un'abilitazione per modificare disposizioni legislative. Vale a dire un potere di adattazione al caso per caso e con un controllo politico molto forte. Dunque, diremo che oggi fermare a, questo, a questi punti qui, a questi punti molto molto timidi, eh, molto timidi, eh, credo non, non sia possibile, credo che non sarebbe possibile avere il minimo acconsento, il minimo sentimento positivo dalla parte dei nazionalisti che sono al potere con il 68% dei voti alle ultime elezioni regionali, bisogna, bisogna ricordarlo sempre. Dunque penso sarebbe un fiasco annunciato, annunciato. Ora bisogna sapere. Dove può, andare, dove può andare questa maggioranza senatoriale per fare un passo un poco più in avanti, sapendo che non sarà un passo definitivo, che rimaniamo abbastanza lontano dell'autonomia concepita dai movimenti nazionalisti, e questo si, si intende? Certamente. Ehm, tu accennavi già prima che, per esempio, la Nuova Caledonia, eh, nell'ambito appunto del, della Costituzione francese ha dei, um, dei poteri particolari. Um, quali sono questi poteri particolari della Nuova Caledonia, per esempio, e quali dovrebbero essere, uh, pot diremmo, potrebbero essere, o meglio, dovrebbero essere, i poteri um, per di questa autonomia della Corsica secondo i movimenti nazionalisti corsi. C'è un aspetto molto interessante in Francia, che abbiamo due costituzioni, la costituzione del, della metropoli e la costituzione delle oltremari. Negli oltremari i principi unitari centralistici de, della Francia non si ritrovano quasi più. Per esempio, in Nuova Caledonia c'è la riconoscenza di un processo di decolonizzazione è chiaro, ma infatti nella Polinesia non è. Non è assolutamente il caso, eppure le, gli eliti della Polinesia ora sono competenti nelle, eh, nel diritto della concorrenza, del, dei mercati pubblici. Ci sono oggi 22 codici di norme locali in Polinesia, codici che sono eh, attuati invece dalla legislazione nazionale. E siamo in Francia. E siamo in Francia, ma per la metropoli, eh, come dire, eh, simbolicamente, ideologicamente, il problema è tutt'altro. Il problema è tutt'altro. E non immaginiamo oggi eh, il processo autonomistico polinesiano-nuovo nu Caledoniano. Sono processi iniziati dagli anni 50-60, e chiaramente dagli anni 70 c'è un'autonomia molto larga perché lo Stato non conserva più che qualche competenza detta, detta regaliana, detta chiaramente di. di di ambito statale e tutte le altre dico oggi anche la concorrenza i mercati pubblici sono, sono alla disposizione degli eletti territoriali allora, non penso che oggi sia la, la prospettiva offerta alla corsica ma lo dico il presidente macron all'assemblea della corsica ha detto ha, par ha parlato di una capacità normativa sotto il controllo del consiglio di stato e del consiglio costituzionale vorrebbe dire dico vorrebbe Vorrebbe dire che non ci sarebbe un controllo politico del Parlamento e questo mi sembra l'aspetto più importante. Um, mi pare che tra l'altro uh, sia stato accennato anche il concetto di inserimento della Corsica nella Costituzione. Ora, um, questo cos cosa significa? Cosa può significare? Perché um, è, un è un processo che c'è stato anche in Italia, uh, poi in questo momento non, non, non sono preparatissimo sul dire... Cosa è successo realmente? So che per esempio molti dei movimenti indipendentisti sardi erano contrari a questo inserimento. Um, sentiremo in futuro anche qualcuno di loro per sentire il perché. Ecco, cosa vorrebbe dire questo inserimento della Corsica nella Costituzione? In realtà la Corsica mi pare che sia già inserita nella Costituzione sì, francese? Sì, certo, ma non c'è il suo nome mentovato in modo ufficiale, ma c'è ah. certamente rilieva della Costituzione francese. E dunque se vuoi modificare le regole della ripartizione delle competenze legislative e regolamentari in Francia bisogna cambiare la Costituzione perché secondo la Costituzione il potere legislativo è del Parlamento nazionale e il potere regolamentario d'attuazione delle leggi è il potere del primo ministro. Dunque cambiare questo necessita cambiare la Costituzione e cambiare la Costituzione si intende abbastanza bene che non, non sarebbe il caso per tutte le regioni della Francia, sarebbe solo il caso per, per la Corsica stessa. Però da un punto di vista simbolico, si intende anche molto bene che sarebbe un, come una contrattualizzazione, un'officializzazione un della, della Frenchness, della francità della Corsica. Ma questa francità la, la conosciamo già da più di due secoli comunque. Certamente. Eh, e viene anche un po', diciamo, patita, sopportata dalla popolazione corsa. Dunque, andando un po' sul pratico, ehm, quali sarebbero, eh, secondo i movimenti nazionalisti corsi, i campi eh, che dovrebbero essere... Diciamo devoluti ehm, al potere della, della, della comunità della Corsica e come potrebbero cambiare queste, questa cosa praticamente la vita per i cittadini. Allora, è un dibattito che non è stato troppo, <ride> troppo approfondito. Certo, anche per i movimenti nazionalisti l'ambito di competenze legislative regionali sarebbe il più largo possibile, includerebbe anche la salute, la sanità, l'educazione, la sanità, il sociale. Ma questi sono aspetti, credo, che avremmo difficilmente il capitale umano, amministrativo per, per assumere tutto questo e che soprattutto simbolicamente sarebbe concepito di modo difficile dai. Dalla cittadinanza francese, dalle forze politiche francese. Dunque, il più probabile, dico, il più probabile sarebbe che all'inizio si limiterebbe alle competenze nell'ambito piuttosto economico, dei trasporti, del governo del territorio, dell'agricoltura. Ecco, questo tipo di competenze. Eh beh, comunque sono competenze comunque importanti perché... importantissime, ma si dipende certo. sempre il, il grado di, di, di influenza l'influenza dei principi de, della legislazione nazionale e europea in materia economica, la legislazione europea, direttive e regolamenti è decisiva. Certamente, Dunque, certo. da un punto di vista, per esempio, da un punto di vista fiscale potrebbe essere un'opportunità importantissima per la redistribuzione, oggi, ora in Corsica da vent'anni abbiamo un, uno sviluppo economico che... Che non si, può, non si può negare, che è molto importante, che, che dipende molto dalla crescita demografica. Siamo passati da 26, eh, 260.000 abitanti eh, nel 2000 a 350.000 oggi, una crescita che è tre volte superiore a ciò che, ciò che accade, ciò che si vede su, nel continente. Nel continente, dunque, molto più popolazione, uno sviluppo fondato sul uh, turismo turismo estivale di masse delle spiagge che non è sempre il più virtuoso certo ma che, che porta della ricchezza della Attamente. ricchezza dell'impiego ma se vogliamo davvero poter riorientare, come dire come dire il sistema economico il modello economico con una redistribuzione più efficiente credo che un potere in materia fiscale sia indispensabile Certamente, ora in materia fiscale la collettività de Corsica non ha nessun potere di, di, di cambiare le cose, senza, senza poter chiedere alle banche non ci sarebbe nessun investimento quasi nella Corsica, è qualcosa di terribile. Certamente, noi, noi spesso ci, ci focalizziamo anche sul question, sulle questioni ambientali e, e del territorio. Ecco, in, in questo caso, um, visto che ti abbiamo ospite, eh, oggi come oggi la, la, la comunità della Corsica ha del, del potere e potrebbe essere invece veramente anche qui un passo avanti eh, l'inserimento di questi temi in questo eventuale Statuto di Autonomia. Sì, eventuale, bisogna dirlo che le, come dire, le trappole sono, sono importantissime, molte numerose, molto grosse le trappole, eh, ma solo il potere mo poter modificare la legislazione, poter creare, inventare un equilibrio socio-ambientale o socio-economico-ambientale più virtuoso sarebbe un, un progresso. Veramente gradevole, chiaramente gradevole per la Corsica. Ora siamo una società di disequilibrio che, che, sem che mi sembra minacciato. Mi sembra minacciato quell'equilibrio che non esiste più oggi. Certamente. Allora, dunque, ehm... Ovviamente questi nostri incontri sono semplicemente delle offerte di spunti di riflessione, di, 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 punto di, info, di punti di informazione eh, e chiaramente non vogliono coprire tutte le problematiche che eh, certi provvedimenti, certe situazioni eh, presentano. Invitiamo tutti coloro che vogliono eh, seguire maggiormente eh, questi punti, a, a, visto che oggi abbiamo... Internet, che effettivamente con tutti i pregi e tutti i difetti è una possibilità notevole, eh, invitiamo tutti a visitare, a seguire per esempio eh, le pagine del professor Fazzi, a seguire per esempio una rivista mh, dalla quale noi troviamo per esempio spunti molto interessanti e che è Robba, eh, ha una pagina Facebook e pubblica degli articoli molto interessanti sempre sulla situazione della Corsica. Ecco, eh, approfondite, approfondite ancora di più, noi vi, vi offriamo semplicemente degli spunti di riflessione e di ragionamento. Bene, non tratteniamo ulteriormente il nostro ospite, lo salutiamo, grazie mille Andrea e a buona serata e arrivederci in futuro, speriamo direttamente sul territorio della Corsica. Buonasera a tutti, buonasera Alberto. Bene. Allora, grazie anche a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci. Eh, ripeto l'invito di prima, se questi argomenti e se questi contenuti vi piacciono mettete dei like ma soprattutto condividete. Condividete per far girare le idee, per far girare le informazioni. E eh, a presto, arrivederci al prossimo incontro di incontri sul web che sarà la prossima settimana. Arrivederci a tutti, grazie e buona serata.